Silenzio, ragazzi. C'è mia figlia che è gelosa. E se dico salve, ragazzi, lei viene qua perché è gelosa che faccio video, vuole farli con me. Volete vedere? Proviamo. Proviamo. Salve, ragazzi, e bentornati sul mio canale. E quest'oggi faremo un video su Salva il Mondo. E cosa? Non una, due frittelle. Una, due frittelle, ecco qua, una che si pettina, via. Eccole qua le mie frittelle. Come ce le hai capelli? Madonna benedetta. Allora, aspetta, però calme perché devo parlare del gioco. Capito? Devo parlare del gioco. Cosa? Come cosa? Aspetta, fammi vedere le cose. Allora, ragazzi, il gioco. Aia. Entriamo su. Acqua. Come acqua? Non è acqua, è il succo di frutta quello. Allora, segnalazione giocatori. Ah, queste sono le nuove. Ok. Acqua. Non è acqua, è succo di frutta. Ecco qua. Allora, ragazzi, un po' per i giovani, diciamo, meno esperti, il gioco si presenta inizialmente così. Questa è la prima schermata che si presenta. Ok? Cos'è? Dove andate a ritirare il vostro premio giornaliero. Ovviamente sotto, se avete il pacchetto fondatore, riceverete un secondo premio. In questo caso, no. No. In questo account non c'è il secondo premio. No! Fondatore. Allora, quindi, aia! Raccogliamolo e andiamo al gioco. Allora, molti di voi ragazzi iniziano proprio spaventandosi. Perché vedono. Non è nessuna puntura quella lì. Allora, non fanno altro che vedere mille menu, mille cose. Ogni volta che ne clicchi una, altre mille cose impazziscono. Allora, ragazzi, semplicemente tasto gioca, ok? Serve per partire automatico con la missione principale. Vi dice dove siete, ok? 8 più 10. No! E schiacciando il tasto gioca ora. Andate in automatico a fare la missione. In automatico a fare la missione. Dai, non urlate, se no non ci riesco a fare il video. E cosa? E se ve lo fate fare. Ok, la mappa. La mappa non è altro che una semplicissima mappa. Beh, ovviamente una mappa. Ok? Del posto in cui siete. Ma vedete tutti perché bisogna ancora sbloccare. Qual è una mappa? La mappa, tutto ce l'ha finito. Neanche una goccia ne è rimasta. Ok, allora, in questo caso abbiamo solo Pietralegno e quella dell'evento. Quindi si clicca sulla mappa di Pietralegno e ci sono tutte le vostre missioni disponibili. Ogni missione ha un livello, quindi attenzione, guardate il vostro livello. Che casino! Guarda la faccia! Sembri Ciubecca di Star Wars, però. Che si è buggata. Allora. Attenzione al livello. Il livello è quel piccolo fulmine che vedete sulla sinistra. Tipo questa è una missione di livello 9. La sinistra? Ah, sì. La sinistra. E il vostro livello invece è riportato in alto a sinistra. Cosa? Niente, frega. Allora, quindi attenzione sempre alla missione che fate. Ovviamente, quando siete a livello 16, potete tranquillamente affrontare anche missioni di livello 20, senza nessun problema. E lui, questa è la vostra squadra di lui. Partiamo dai difensori. Ok, i difensori sono al momento, tra virgolette, inutilizzabili. Cioè, praticamente non li utilizza quasi nessuno, quindi non sprecateci tempo. Questa è la vostra squadra eroi, il vostro eroe primario, cioè quello che usate al momento. E questi sono eroi secondari che usate come supporto. Ok? C'è il supporto, vedete qua che si è illuminato il martelletto giallo? Lo vedete qua? Dove c'è la freccetta? Vuol dire che lei mi garantisce, vedi, incrementa del 12% i danni di strumento della raccolta. Quindi lei ci garantisce il 12% in più col piccone. Questo invece, ok, non si è illuminato, quindi in automatico non ci darà nessun supporto, perché questo qua dà un supporto a un soldato. In questo account però non credo ci sia qualcosa di buono da usare come supporto, perché è all'inizio, quindi mettiamo questo che è di livello 20. Okay? Mettiamo quello. Almeno ci aumenta un pochettino le nostre statistiche, in alto sempre a sinistra, salute e scudo. Grazie, prego, ne avevo proprio molto bisogno. Sì, quello. Allora. Questa la lasciamo perché almeno possiamo raccogliere qualcosina in più. Non abbiamo bisogno di una grossa forza a questi livelli. Niente. Le squadre. Squadre e spedizioni. Molta gente dice se conviene, se non conviene. Allora ragazzi, tanto farle o non farle non vi cambia nulla. Se le volete fare, fatele. Ok? Vi costerà... Vedete? Vi costerà... Vediamo se ve lo fa vedere senza... Ah, ok. Non vi costerà niente. Per fare. Okay. Non vi costerà niente fare queste. Quindi se le volete...
dai. Al massimo vi costerà delle fotografie di superstiti, chiamiamoli così, perché sono altro che, non sono altro che delle fotografie dove sono dei superstiti disegnati. Qua si pestano come la fe... No, calme, dobbiamo andare avanti col video. Squadre difensori, non perdeteci tempo e non sbloccatele neanche nell'albo abilità, al momento non servono. Le squadre superstiti, queste sono qualcosa, bocca, queste sono le cose più complicate, tra virgolette, di questo gioco, dove dovrete far inquadrare l'abbinamento leader, quindi il superstite leader. Vedete qua, non quadra, quindi non potenzia nessuno di questi, e tra loro non hanno neanche i bonus in comune. Andate in bagno a pestarvi. Ok? Oh, ce l'abbiamo fatta! Allora, ho detto una gran cavolata, non è l'abbinamento leader che potenzia loro, ma è il loro abbinamento tra di loro, il casino mondiale. Ve li spiegherò piano piano nel prossimo video, perché sui superstiti ci perderemo solo 30-40 mila ore. Comunque, al momento, mettete tranquillamente superstiti anche a caso. L'importante è farvi salire di livello, quindi non c'è questo bisogno assurdo di aggiungere superstiti o di metterli per forza incrociati le abilità. Scusate. Bella faccia. E dai, 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 siamo piangendo tutta la sera. Dai, dai, dai. Aspetta, falla vedere. Ah, che bello. No. Ce l'aveva lei. Tu vieni a fare il video. No, tu. No. Aspetta, sta venendo anche lì. No. Allora, in pratica, una delle due deve piangere per forza. Quindi, vuoi venire a fare il video? L'ho sgridata, è vero, sulle telecamere non c'è. Allora, ragazzi, l'armeria, diciamo il menu più importante. Progetti, ok, come lo dice la prova stessa, qua ci sono i progetti delle vostre armi e trappole. Una volta che avete il progetto, potete sempre costruire, cioè creare l'arma o la trappola in questo. Ok, per esempio, noi abbiamo il progetto di questa pistola, si chiama Soffio del Drago, possiamo crearla tutte le volte che vogliamo. Più la potenziamo, più l'arma uscirà forte. Per quanto riguarda i bonus, cioè i perk delle armi, ne parleremo in un altro video. Perché ciubecca proprio. Perché ci sarà tantissimo da parlare. No, tu no. Io non sono Monello. Anche tu. Anche io sono Monello. Perché? Perché sì. Vabbè, non fa niente. Allora. Sì, siete Monello e peggio. Ma cosa Monello? Come peggio per noi? Allora, tutti gli eroi. Sono tutte le vostre squadre eroi. Soldati, costruttori, ninja e stranieri. Ce l'avevo io. Aspetta, adesso poi ne prendiamo mille di queste cose. Allora, no, adesso. Io. No. Aspetta, nessuno ha capito. Sequestrate. No. Via. No. Sequestrata la spazio. Allora adesso la tiene un po' Asia, poi la tiene Adele. No, perché non c'è nulla. Aiuto, adesso vedi. Magari io sarei anche un youtuber famoso, sarei diventato. Ma non riesco a fare i video con queste due che fanno casino. Ecco. Io passo tutte le serate con te. C'è una litra, ti picchiano. Allora, ripartiamo. Oh, e dai. Vediamo se serve a qualcosa questa spazzola. Oh. Dai, adesso. Aspetta, ancora c'è la linea. Non è che tocca di nuovo, dai. Non è che tocca, ancora non ha finito. Tutti i superstiti vostri. Okay? Tutta la vostra squadra di superstiti, di quelli che droppate piano piano nelle missioni. Oppure dai lama. I progetti di armi e trappole, lo stesso, li prendiamo dai lama. Dopo la prendiamo anche noi, una spazzola. Magari la droppiamo adesso nella missione, però dobbiamo andarci. Ma dai! I difensori, che ti ho detto. Dai, una piccola! Vai, prendila una. No, tu! No, non posso muovere da qua, sto facendo il video. Dai, io voglio piccolina, piccolina. Prendila, prendila. Non si riesco, però. Allora, prima finiamo il video, poi prendiamo la spazzola. Allora, qua ci sono tutti i difensori e vi ripeto, non perdeteci tempo con i difensori, diglielo anche tu. Non no! Che è? Tutto voglio i difensori. Non mi il vostro zaino. Il vostro zaino. Mi vado nella spazzola.
qui invece sono tutte le vostre risorse. Dai flussi leggendari, dalle gocce di pioggia, tutti i materiali che vi servono per la vostra, diciamo, scalata fino ad arrivare alle missioni più importanti a Monte Spago. Tenete più cose possibili, non sprecate risorse tra pietra legna, tavolaccia, perché non ce n'è bisogno. Ovviamente spendete l'oro dallo shop se vi serve qualche arma, qualche trappola, il superstite leggendario, in quei casi sì. Non sprecate i V-Book su Battaglia Reale. Questo lo dico sempre a tutti, perché si rimane indietro. Aspetta, prima finiamo il video, poi vi do la spazzola. Prima finiamo il video, vedi? Vedi il video? Vedi che sta andando, ci stanno guardando. Saluta. Ciao. Allora, vedi? Allora. E qua ci siamo. Io specchio. Registro raccolta. Ecco, qua qualcuno si incasina. Io guardare. Adesso lo mettiamo. Qua qualcuno si incasina un po' con il registro raccolta. Facciamo così. Che prendiamo uno a caso, fucile d'assalto. Ci siete? Questo qua non è altro che un album di figurine. Cioè, se voi un'arma, ok, ce l'avete doppia, prima lo inserite nel registro. Se nel registro raccolta, per esempio, questo M4 verde c'è già, allora lo riciclate e usate i materiali per altro, oppure ve li tenete. Quando avete qualcosa di un doppione, di una trappola, di un'arma, o di un eroe, o di un super... No, magari su questi per il momento no. Metteteli sempre nel registro raccolta, perché vi dà parecchi premi. Invece, le trasformazioni non sono altro che una specie, ok? Come ve lo posso dire? Una specie di progetto, ok? Casuale. Cioè, nel senso, qua non ci fa entrare ancora perché non è attivo. Una specie di progetto casuale, che per averlo, okay? Lui vi dà la possibilità di averlo, ma per averlo voi dovete distruggere per esempio 5 armi, oppure 5 eroi, oppure 2 armi e un eroe. L'importante è arrivare ai punti che vi chiede per avere questo progetto casuale. Ancora non abbiamo finito. L'armeria, piano piano, comunque nei prossimi video spiegheremo un po', ci fermeremo sui progetti, ci fermeremo sugli eroi, e che vedete benissimo che io i video li devo fare proprio correndo al massimo. I punti abilità. Allora, ragazzi, in teoria i punti abilità conviene sempre tenerli, ok? Dall'albero 3 all'albero 4, quindi albero 1, albero 2, mettete giusto quelli essenziali per andare avanti, non sprecateli in cavolate. Ci sono abbastanza cavolate qua dove uno può evitare di mettere i punti. Dove proprio, tipo questo, ecco, giusto per dirne uno, questo, non ha senso, questo, non lo mettete mai il punto qui, non ha senso, così anche negli altri alberi avanti, sono piccole fesserie e cavolate che vi fanno perdere punti, non utilizzate i punti qui, ci sono altre cose dove di regola non conviene utilizzare punti, per esempio, per arrivare qua, ok, fate cuore, ascia, ninja a 2 stelle, ok, non prendete questa, tanto non vi serve a nulla. Più 3 tecnologia, ve ne strasfasignate. Mi dai la spazzola piccola. Adesso finiamo, le prendiamo tutte. A differenza invece dei punti ricerca, che sono quelli che si rigenerano ogni ora. La scatola dello spazio. Ma che capito? La scatola delle spazzole. E adesso lo mettiamo. Allora, qui ci potenziamo il magazzino. Ok? A differenza invece dei punti abilità, i punti ricerca spendeteli tutti, cercate ovviamente di prendere sempre, come faccio io, magari il ramo offensiva, che è un po' superiore, però attenzione che voi dovete sempre arrivare a 1, 2, 3 e 4, sono le prime cose che dovete fare, perché sono praticamente gli slot delle squadre superstiti, che sono quelli che vi fanno salire di livello, in più potenziano. Il bottino. Il bottino, abbiamo una trappola random. Se diventa oro abbiamo un trappolone. Se invece si spacca abbiamo una trappola. Ha segnato l'altro. Ok. Ah, una bella trappola, non male questa qua. Per questi livelli ovviamente. Non è leggendaria, è rara, va bene lo stesso. Allora, il bottino.
Abbiamo dei bottini dove possiamo spendere i V-Buck per andare avanti. Comunque, ripeto, non usateli sul battaglia reale, ma usateli qua. Poi ognuno può fare quello che vuole. L'evento, si è aggiornato, è uscito un nuovo costruttore che dopo lo vediamo. Dai, i flussi leggendari prendeteli sempre, dai, ragazzi, perché vi servono. Dai, andiamo a prendere la scatola di spazio. No, tieni questa. Yeah. Tieni questa. Allora, yeah. Armi. No, adesso ce l'ha lì la spazzola. Yeah. Vedi, i bambucchi, appena non usano qualcosa, e ne prendono un'altra, subito impazziscono. Allora, cercate sempre di farmare più oro possibile, di prendere sempre più minigama. Ci sono delle cose che vanno comprate per forza, come il superstito leggendario, come i flussi, e come la pura goccia, gli scudi, tutto, questa roba qua, tutto va comprato con loro. Insomma, è fondamentale spenderlo bene loro. Ok? Gli incarichi. Guardate sempre e solo l'incarico primario e l'incarico giornaliero. Sono le uniche cose, okay, che più vi interessano. Le altre, i secondari, gli incarichi eroe, oppure, vabbè, ovviamente quello dell'evento, ma solo la prima per andare avanti con l'evento. Tutte le altre vengono da sé, cioè vengono in automatico. Vieni che andiamo avanti. Per esempio, il nostro incarico primario è scarica 4 cartelle mediche e missioni completate in una zona 9 più. Quindi bisogna fare, fa niente la mosca, bisogna, ok, raccogliere queste 4 cartelle che troveremo nella mappa con un punto esclamativo e completare 2 missioni più 9 con qualsiasi eroe. Come le vogliamo fare, le facciamo, ragazzi. Abbiamo fatto, ragazzi. Casino che c'è, guardate, si vede il divano è volato. Vabbè, ragazzi, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, è un po' lunghetto, guardatelo magari in 2-3 parti, e il prossimo video vi prometto che lo farò senza le bambine. Ragazzi, iscrivetevi al canale, non entrate da Facebook, anche se io metterò il link lì, ma entrate direttamente da YouTube, e se vi serve qualcosa scrivete nei commenti e vi risponderò su YouTube. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ragazzi, ciao.